Ciao bella gente, io sono Pimot, benvenuti sul mio canale. Raga, l'avrete letto dal titolo, dopo tantissimo tempo rieccomi con un format che vi piace un sacco, i numeri horror. Ma per poter realizzare questo contenuto devo ringraziare lo sponsor del video di oggi, NordVPN. Voi vi chiederete, che cos'è un VPN? Un VPN è un servizio che per me è fondamentale, ha numerosissime funzioni. Come sapete io viaggio molto all'estero portando con me ovviamente il mio computer e il mio telefono e sono sempre collegato a reti wifi da tutto il mondo praticamente. Ma grazie a NordVPN posso tenere i miei dati al sicuro, le mie password, i miei numeri di carte di credito collegati al computer, perché cripterà i miei dati e nasconderà il mio indirizzo IP. Quindi se qualche malintenzionato volesse connettersi magari alla rete wifi per rubarmi dei dati, assolutamente non può farlo. La seconda funzione che io trovo veramente fighissima e che mi è servita moltissimo per creare il video di oggi è che grazie a NordVPN posso connettermi a server da tutto il mondo. Quindi io cosa ho fatto? Cercavo di numeri horror per poter realizzare questo video in Italia. Purtroppo li avevo già praticamente o chiamati tutti o mezzi non funzionavano, erano delle bufole. Ho detto perfetto, non c'è nessun problema, sono collegato in America, in Cina, in Giappone e ho fatto alcune ricerche stando seduto qua sulla mia sedia. Non solo, se voi volete vedere magari una serie TV che non è disponibile in Italia, la cercate in America, in Giappone, in Turchia, dove cavolo volete, utilizzando NordVPN. Se cliccate sul link in descrizione o nel primo commento in evidenza avrete uno sconto esclusivo più 4 mesi gratis sul piano biennale e in più la garanzia soddisfatti o rimborsati. Se il servizio non vi piace, se il servizio non rispecchia quello che cercavate, vi rimborseranno al 100%. Raga, io ovviamente ve lo straconsiglio perché non solo navigate al sicuro, ma in più potrete vedere siti internet che in Italia non potremo vedere. Quindi per me è una figata, io lo uso un sacco per le mie ricerche, perché non sempre reperisco informazioni per alcuni video magari in Italia, così posso andare in tutto il mondo. Ma detto questo, raga, io non vedo l'ora di iniziare a chiamare i primi numeri. Il primo numero è +1 216 333 1810. La descrizione dice: sentirai la figlia supplicare la madre di risparmiare la vita. Quando chiamerai il 216 il numero, la storia afferma inoltre che viene rinchiusa in una stanza e i suoni di spari riancono il Black Hand. Bene, un famoso gruppo rock ha usato questa tattica per attirare l'attenzione del mondo. Chiamala ora per scoprire la verità una volta per tutte. La traduzione è un po' così, l'ho presa dall'America, quindi non è proprio letterale. Proviamo. We're sorry, the number you are trying to reach is no longer in service. Il numero non è più. We're sorry, the number you are trying to reach is no longer in service. Non è più utilizzato, non è più. Il servizio non è più disponibile. Oh, peccato. Raga, io come sempre non li provo mai prima, quindi sono i rischi del mestiere. Il numero 618-625-8313, la gente dice che se compone il numero, lo sentirei urlare di sua madre e poi parli con Joyce. Lo sentirei urlare di sua madre. Non l'ho capito. Comunque, proviamo. Squilla. Hi. You have reached the residence of Murray Bowman. Mom, if this is you, please hang up and call me between the hours of 5 and 6 p.m. as previously discussed, okay? And this is Joyce. Joyce, thank you for calling. I've been trying to reach you. I have an update. It's probably best if we speak in person. It's not going to be bad, but it's something. And if this is anyone but my mother or Joyce, well, you think you're real clever getting my number, don't you? Well, here's some breaking news for you. You're not clever. You're not special. You are simply one of the many, many nitwits to call here, and the closest you will ever get to me is this pre-recorded message. So, at the beep, do me a favor. Hang up and never call here again. You are a parasite. Non chiamare Thank più. You and good day. Sorry, this mailbox is full and cannot accept any more recordings. Thank you for using the voicemail system. Goodbye. Era una segreteria, dicono che però 30 centesimi, sempre classico, che però praticamente questo qua ti dice non richiamare più perché tanto la segreteria è intasata. Non ho capito chi era, ho solo capito Joyce e sto Murray, non mi ricordo più. Un altro numero dice: quando chiami questo numero sentirai un messaggio da parte di Bob, che interpreta il personaggio. Va bene. Ciao Bob.
I'll get back to you before you sleep. Cioè, dopo il messaggio lasciate, dopo il segnale acustico lasciate il vostro messaggio e riattaccano. Raga, ok, io li sto provando tutti, non sono così horror, però vediamo, proviamone altri. Un altro numero dice: chi l'ha provato è rimasto terrorizzato. Punto. Proviamo. Il numero che hai composto è inesistente. Che palle! Ti metterà in contatto con una persona della Svezia. Boh, è che tutto è scritto male, oltretutto. E basta la voce. E riattaccano. Questo qua 23 centesimi. È un po' più economico. Qua raga invece me li sono salvati perché erano senza descrizione. Simone. Diciamo di dire il nome. Perfetto. Dai però. Niente, cioè richiamatemi a sto punto perché se non siete disponibili richiamatemi qua, ciao. Boh. Dammi il nome e poi però se non rispondi, cioè, mi spiace. Ehi? Sei? Non riesco a capire cosa stia facendo dall'altra parte. +1 508 690 6143. Allora. Mi sa che ti è venuto il telefono. Se ti attacchi la cornetta bene, se no io riattacco. Che cazzo? Raga, io ho riattaccato nel dubbio perché, boh, cioè, non capisco. Raga, l'ultimo. +1 273 01 5797. Ehi? Era molto simile a una cosa chiamata. Here we go.
is best known for its plentiful waters, not their volume, but their diversity. There's surface water, deep water, big water, and small water. Water that moves quickly, slower water, water in a cup. There's the water you know about, the water you don't know about, and the water you only assume exists due to indirect evidence, like a rumbling sound behind the rock. Cool water, but also warm, and even warmer. Water that gets things clean, water that only makes things... Ma parla solo di acqua questo? Water is both soft and hard. Water in living bodies. If you come across any other kind of water, adios. Parla solo di acqua questo. Mi sembrava qualcosa di familiare, però non ero sicuro. Non so se alcuni li ho già chiamati. Penso di no, perché sennò me li sarei ricordati. Cioè, non ho pari idea, perché io, raga, ne ho fatti talmente tanti di questi video che non sempre mi ricordo chi ho chiamato, cosa ho chiamato. Ma sto giro sono andato a cercarmeli un po' in giro per il mondo, ho trovato questi qua, ho provato a chiamarli, come sapete io non li provo mai prima perché non so mai se funzionano oppure no, non voglio rovinarmi la sorpresa, cioè ho detto piuttosto li provo in video. Quando ne ho un pochettino faccio un video esattamente come i misteri Google Earth. Raga, non so fare... No dai, mi sta venendo per il culo. Dai. Porca vacca. Ehi. Ehi. Perché I will kill you. Ti ucciderò. Porca vacca. Vi giuro, no, sono un attimo senza parole perché io, come sapete, non è che credo a numeri horror, ok? Ma è la seconda volta che io faccio i numeri e qualcuno mi richiama. Che cazzo? Cioè, molti magari sono solo segreterie dei numeri che ho chiamato. E subito è uno scherzo, ma nessuno sa che io sto registrando questo video a quest'ora e mi fa uno scherzo del genere. Raga, sono senza parole. Sono senza parole. Cioè, l'unica cosa che mi viene da dire è: vi terrò aggiornati se questo numero richiamerà oppure no.